Questa canzone che ha deliziato la puntata, i telespettatori, gli ospiti, Nash De Benedetti che era con noi venerdì, e devo fare i complimenti agli autori, in particolar modo non se ne abbiano male gli altri, a Carmelo Schinina, il quale ha proprio scritto materialmente al computer i sottopancia per consentirci di fare il karaoke. Voi avete fatto il karaoke, buongiorno Panatta, buongiorno Abate. Buongiorno, mi si è buongiorno dalla Bretagna, dalla Fragna. Cecinelli. Questo brano, sì, mi si è conficcato come una lancia nel cervello e da venerdì scorso praticamente, quando l'abbiamo ascoltato, sì, sta lì e mi ronza. Chi è esattamente questo scemo? È un cantante di Panama che ha scalato le classifiche. Lo scemo di Panama. El Mudo, si chiama El Mudo. Ma abbiamo capito qual è la traduzione di El Mudo, prima che diciamo delle parolacce senza saperlo? Chiede sapere? Chiede sapere Pedro León? Vabbè, questo era Mourinho. Oggi siamo registrati, lo dico perché denunciamo la nostra situazione. Non siamo in diretta, siamo registrati. Come? Diciamolo. Ma è lunedì. Siamo registrati, noi non bariamo i telespettatori. Quando siamo registrati lo diciamo. Siamo registrati perché io sapevo che stamattina, oggi sarebbe lunedì, non ce l'avrei fatta alzarmi perché vedevo alle viste una puntata faticosa, niente di personale, quindi avrei fatto molto tardi. E quindi, diciamolo, perché barare? Perché far finta di essere magia in diretta quando siamo registrati? Vabbè, prego. Vuole spezzare questa magia che loro ci pensino qua. E va bene, registrati. Non mi scandalizzo affatto, io vivo a Taormina. Bene, come vogliamo proseguire, esimi autori? Mi sono perso, che giorno è oggi? Si sono bucati in regia, diciamo, che hanno bucato completamente. Tra l'altro c'era la voce di una signora che è sconosciuta, campionata. Poi ci sono i ragazzi che vanno a fare le cose che non devono fare, le donne. Ci sono i ragazzi che vanno a fare le cose che non devono fare, cioè le donne. Chi vespa mangia le mele, la stessa traduzione 40 anni dopo. Poi ci sono i ragazzi che vanno a fare le cose che non devono fare, le donne. Cioè i travestiti, cos'è? I travestiti, non so. Non lo so. Scusate, potremmo vedere, non so cosa avete campionato, c'è un servizio, una cosa da cui è stata tratta, un contributo? Vediamolo, così capiamo di cosa si tratta, perché sennò sfugge la comprensione dei più, anche alla nostra, che siamo i meno. Le è piaciuto questo gioco di parole? Molto, molto.
Sesso in villa comunale, a tutte le ore del giorno, tra anziani ed extracomunitarie, giovani coppiette, ma anche omosessuali. Lo spettacolo che si presenta a quanti abitano al civico 439 di Corso Campano, stradina direttamente a ridosso della villa comunale, è davvero sconcertante. Succede che qua ci sono esbachi. Poi ci sono i ragazzi che vanno a fare le cose che non devono fare, le donne. Che fanno anche sesso sotto nella villa e si vede da noi. Non avete mai chiesto aiuto a nessuno? No, perché non sappiamo a chi ci dobbiamo rivolgere. Abbiamo parlato anche con loro, con la villa comunale, e ci hanno detto che poi provvedono, non vedono mai niente. Esbachi. Anche Esbachi potremmo. Esbachi, cosa? Cos'è? Cosa? Cioè, potremmo fare un concorso. Sì. Domani, martedì, vi diremo qual è la. Esbachi. Potete mandarci delle email. Che cosa voleva dire la signora Esbachi, dicendo. Esbachi. È una lingua. Esbachi. Primitiva, no? Ma molto primitiva. A proposito di cose primitive. La Gazzetta dello Sport aveva celebrato la settimana scorsa. Di lunedì, questa qui, no? Gazzetta dello Sport di lunedì. Noi non commentiamo il. Questo, come da tradizione, noi non entriamo nel. Ma Ibrahimovic, nostra intervista della Gazzetta dello Sport 10. Io numero. 10! Io numero 1. Il Milan sarà la mia ultima squadra. A 33 anni smetto. Smette per cominciare una nuova vita. Vita che, volendo essere così dispettosi, potremmo dire che forse ha già intravisto in lontananza quando è stato sorpreso. Vabbè, vediamo il servizio che riguarda Ibrahimovic. Grazie per la felicità dei tifosi milanisti, ma siccome Ibra poi è stato anche bianconero, nerazzurro, fermatelo, è andato pure in Spagna, poi è tornato, ha fatto di tutto Ibra nella vita, tutto, forse Eschbach. Non ancora tutto. Eschbach? Chi? Eschbach. Prego. Nos acercamos hasta la ciudad deportiva del Barça para preguntarle a los protagonistas de la famosa imagen sobre todo el revuelo que se ha montado. Ibra, ¿qué te parece esta fotografía? ¿Qué te parece esta fotografía? ¿Te enfadas? Bueno, está bastante enfadado. ¿Está enfadado? ¿Y eso? Vaya miradita que nos ha hecho Ibra. Le hemos enseñado la foto y no le ha hecho nada de gracia. ¿Qué digo? Ibra, ¿estás enfadado? Casa mía, te lascio vedere chi è maricón. Ah, vale, pues me vengo a tu casa. Ibra, porta a tu hermana. ¿Estás enfadado? Ibra, que no. No te enfades, hombre. Que me vaya a su casa y así me demuestra que no es gay, dice. No, quiere saber. Quiere saber de Pedro León. E c'ha ragione Mourinho. Sai come si traduce la frase dallo spagnolo italiano? Portami tu sorella. Portami tu sorella. Tu sorella. Esattamente la stessa cosa. Ma perché dobbiamo scadere nel triviale? Come se questo. Se scorre. È un documento. Fra l'altro, quella frase è lì. Questo per dire che quando ci fu il golpe in Cile contro Allende, il membro di Cuba all'ONU urlava contro. Dica il rappresentante. Il rappresentante gli gridava: io de puta e maricon. A chi? Poi ci sono i ragazzi alla che rappresentante fare le cose di Pinochet. Che fare, le donne. Perché queste culture qui, diciamo così, di dov'è Ibra? Ibrahimovic? Sì. È di origine nordica, ma il cognome tradisce l'origine. È svedese, ma di origine. Però, ha assunto l'atteggiamento, diciamo, macio sudamericano, insomma, latino. Bene. Sì, però diciamo la verità, non fa piacere a nessuno essere presi un pochino in giro sul fatto. Perché? Che. Perché sì, dai, insomma. Perché se io raccontassi di lei che è bisessuale, lei si offenderebbe per quale motivo? Cosa no, io gli meno proprio. Eh? io gli meno proprio, non. Sì, ma non, non ci sarebbe che si sappia che lei è bisessuale. Sì, è d'accordo, e questo inerisce alla privacy. No, semmai. Ma non è carino, ma se non è essere, vero. Allora, uno se può è essere. Vero, no. Se è vero, no. Però, ma che importa? Ma perché lei si fa problemi. No, ma.
Che ne importa? Perché dire una cosa che non è vera, insomma? Ah, va bene, questo è un altro... Ma questo, però, se anche lui fosse gay, fosse un calciatore, no, che problema c'è? Carità. A parte che Ibra ce non ne lo sono, è, ma... Ce ne sono di calciatori, di sportivi gay, cioè, ma non lo possono dire. Scusi, posso fare una domanda? A lei si rompe un tubo dell'acqua a casa, no? Chiama l'idraulico. Quando l'idraulico arriva, apre la porta, lei prima di farlo entrare dice: senta, lei è berlusconiano o anti-berlusconiano? No, no, fermo. Lei è musulmano o cattolico? Lei è gay o eterosessuale? Scusi, beh, con l'idraulico c'è qualche problema. Ma non mi faccia passare per... No, ho detto che può dare fastidio. Ma le interessa che sappia riparare il tubo che le si è rotto a casa? Il tubo dell'acqua, certo, però... Questo. Quindi a noi che ci importa se Ibra... Si racconta che un giornalista sia stato trovato a letto con l'idraulico dalla moglie ad agosto e a un certo punto... Questa la moglie poi abbia telefonato al direttore del giornale di questo famoso giornalista e gli dice: non riesco a capire come abbia fatto a trovare un idraulico d'agosto. Non è una barzelletta, giuro. La ringrazio di non aver fatto alcun riferimento a cose o a qualcuno. Ma ci mancherebbe. Reali. Ma ci mancherebbe. Bene, Scary Movie, perché abbiamo selezionato? Ah, perché Charlie Sheen va in onda, va in onda il tormentone su Charlie Sheen, figlio di Martin Sheen. Martin Sheen, che voi ricordate, protagonista di quale film? Apocalypse Now. Bravissimo, Panà. E l'ho mandato a uccidere Marlon Brando. Che era il colonnello... Kurtz. È impazzito ormai. Sì. E Marlon Brando dice: tu sei il garzone del macellaio che passa a riscuotere i sospesi. Morirete per questo. Potremmo farlo vedere poi quella parte lì, cioè, ce lo ricordiamo per domani? La parte di dove Marlon Brando dice: tu sei il garzone bagnandosi la testa pelata nel buio della foresta, bellissimo. Forse film. Forse la più grande interpretazione di Marlon Brando. Gotico. È stata l'interpretazione di Marlon Brando. Sì. Della fronte di Marlon Brando. No, non è una battuta. Si vogliamo vedere Scary Movie, che è il figlio di Martin Sheen, che faceva... Invece Charlie Sheen ha fatto Platoon, ha fatto altre cose, ha devastato camere d'albergo, ha pippato cocaina, si è sbronzato, ha fatto orge, cioè, poi l'hanno licenziato perché ha detto che il produttore era un imbecille. Vada alle sue orge! Vabbè, se mi date l'indirizzo mi presento, ma non posso perché non sono all'altezza, non me lo posso permettere. Andiamo. Ci vuole il fisico. Bestiale. E sua moglie, padre, è ferita. Annie? È stata investita da un furgone e inchiodata a un albero. Non capisco. Finché il furgone la tiene inchiodata, rimarrà viva. Continuo a non capire. Questa è sua moglie. Si è rotta il Houston. Guardi che cosa succede al tacco. Senta, io non capisco questo linguaggio medico così complicato. Voglio vedere Annie. È spezzata a metà. Vuol dire a metà per lungo? No, in vita. Sta dicendo che è l'ultima volta che posso parlare con la sua parte superiore? Sì. Il furgone è l'unica cosa che la tiene unita. Diciamo che questa è la metà di sotto. Posso infilarmi dentro per qualche minuto? Non so se ho capito bene cosa... Ora mi spiego. Tom, vada da lei. Tom, mi dai uno strappo a casa? Ciao, amore. Tom. Come va? Sto morendo, Tom. No, 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 non dire così. Il furgone ti ha toccato appena. Oh, amore, baciami per l'ultima volta. Promettimi che non ti risposerai mai. Te lo prometto. E che non farai nemmeno sesso. Oh, scusa, non ho capito che hai detto. Niente sesso. Amore, non ti esprimi con chiarezza, devi avere delle ferite che ti lacerano. Niente sesso. Oh, fatto crudele che avvolgi le ultime parole di mia moglie niente nel mistero. Sesso. Povera niente Annie, sesso. La conoscevamo appena. Mancherà tutto terribilmente. Gesù. Esatto, amore, va verso la luce. Senti, di a George di colpire forte. Va bene.
colpire forte. Oh, certo. Questo lo capisci. Ah! Annie. Annie! Finisce così. Finisce tristemente la parodia di Science. È un po' perturbante, diciamo la verità. Perturbante? Sì. E invece se avesse avuto l'asciugamano in testa sarebbe stata? Con... Ma bellissimo, apriamo una gara all'imbecillità più... Lei dice delle cose cretine. Un pochetto, ogni tanto. Ogni tanto. Così è bello. Che cosa? Questa, diciamo, libertà, questa disinvoltura. Di chi? Di tutti noi. Dove? Signori... Grazie, le faremo sapere. Vabbè, quasi quasi rimpiango quelle belle risse televisive di una volta, no. Tipo quella di Rocky Sallusti. Perché l'avete ribattezzato Rocky Sallusti contro Ivan Barbacetto? Come Rocky 4, 5, te spiezzo in due, te corco, te ingarello, te Stargap. Che cos'è? 4, ah, Rocky 4, non capivo. Sembra la... Possiamo inquadrare la pletora di persone che stanno sulle nostre spalle come delle scimmie parassitiche, saprofiti, che non siete altro. Bella la maglietta rossa di Flaminia stamattina, che dà una botta di vivacità. Molto. Di allegria. Cosa va vorresti bene? Dire? Non può allargare perché sennò è l'orario, ma questo non ha importanza. Ma tanto l'abbiamo denunciato. Abbiamo detto che siamo registrati. Il personale di Flaminia, come si diceva un tempo, questa mattina è straordinario. Togli la mano, dai. Ma scusa, ma che stai dicendo? Togli la mano? No, perché? Ma che stai dicendo? Ho detto, è una bella ragazza, con un bellissimo profilo. Sì, c'è accanto anche Federica, se lo vede sul monitor. Vi vedo anche Federica. Vede anche Federica. Federica viene raggiunta da una luce come un quadro di Vermeer. Vermeer. Molto Vermeer. Molto Vermeer. Lei, Ella. La domanda è, e quindi a questo punto come se ne esce? Bravo, vogliamo vedere Sallusti con Barbacetto dove? Agora, 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 agora. Che noia di scrivere. Chi ha più di 70 anni non dovrebbe avere un'attività sessuale, dovrebbe essere, cioè, ai tempi di Sparta. Sì, pagando, sì. No, pagando lo dici tu. Ci sono i bonifici, ci sono centinaia, ci sono 200 ragazze in Italia che ricattano il Presidente del Consiglio. Guarda, lo ricattano chiedendogli continuamente soldi, al telefono tra di loro si dicono... Allora, tu hai avuto. Fare il PM, io ho avuto una Smart, mentre tu hai avuto una Mini. Voglio ridiscutere la macchina. Ma non è nessun reato. Due ragazze tra loro che parlano degli appartamenti di via dell'Oggettina che è un po' e dicono questo è un cioccolato, loro stesse, allora, loro anche sessualmente, così, anche sessualmente, così, anche sessualmente. Proviamo, scusate, intanto Barbacetto ha una voce più alta di quella di Sallusti, non perché ce l'abbia, questo che ma non per si un sonoro. Che mi... No, è la forza dei fatti, non della voce, i fatti. Barbacetto ha fatto un discorso razzista perché dice che a più di 70 anni non deve avere un'attività sessuale e bisogna ammazzarlo, bisogna ammazzarlo, bisogna ammazzarlo. Ma no, ma se le faccia a casa sua, non faccia il Presidente del Consiglio. Era a casa vada sua, era esattamente Bahamas, a casa sua come tu sei a casa tua con le tue amichette. Tu sei a casa tua con le tue amichette, e poi non le faccia nominare in Parlamento. Appunto. Nicole Minetti, la paghiamo noi, 15.000 euro al mese. Perché è consigliere regionale della Lombardia, è una vergogna. Le prostitute Barbacetto. Del Presidente del Consiglio vengono pagate dai cittadini. Calmiamoci. Perché lui le fa eleggere parlamentari e consiglieri regionali, consiglieri comunali. Ma è mai possibile? È mai tollerabile? In quale paese del mondo sarebbe possibile questo? C'è soltanto un odio viscerale, atavico, di un uomo come Barbacetto che è stato sconfitto, le sue idee sono state sconfitte dalla storia. Che me ne frega, io non ho bisogno di pagare nessuno. E lo so che non te ne frega, e lo so che non te ne frega. Io sono felice, e lo so che non te ne frega. E lui mi fa pena.
Non lo odio, scusami, mi fa pena. Io mi chiedo al conduttore, io chiedo allora, al conduttore chiedo... se per favore uno può fare un discorso. Allora, sennò, io dico, dico a tutti di stare un po' più sennò, tranquilli. Io non posso parlare, mi alzo e me ne vado. No, no, saluti. Ma non perché voglio fare tipo... ma perché non si può parlare. Allora, hai ragione. Direttore, hai ragione, però chiaro che io ho detto che avete passione, poi tu dici che uno ha l'odio, passione. L'altro allora, risponde. Posso... Queste ragazze al telefono hanno detto di tutto, il contrario di tutto, hanno millantato, in parte sono delle mitomani accertate. Perché le porta nelle residenze ufficiali del Presidente del Consiglio? Ma come tu porti a casa, ma come tu la sera porti a casa chi diavolo vuoi? Io non sono il Presidente del Consiglio, ma chi se ne frega, ma porto chi voglio, lui no, chi vuole, ma certo che sì, lui non può, ma certo che è un uomo di Stato, ma certo che sì. Chi fa, non è mai andato a prostitute? Io devo dire la verità. Ma nessuno gliel'ha chiesto. Ma è importante. C'ha ragione Barbacetto. Perché? Secondo lei. Ma poi è imbarazzante. Sì, certo, secondo me. È imbarazzante che Sallusti faccia questa difesa così, così diciamo, perché? Metodica. Se ci crede. È sbagliato. Perché lei non credeva nel comunismo? Sì. Non ci ho creduto più. Ho portato il libro. Ho portato il libro. No, ma che lo volevo regalare a Adriano. Sul conformismo di sinistra. E gliel'avevo già prestato io. L'ho letto. Ma no, non l'ha letto perché non c'erano fotografie. No, no, ma ha detto non, c'è, io, non ho capito letto, niente. Voglio dire, non lo faccio spiritoso. No, lei è sfoglia le cose. Perché è scaricabile dalla rete, al sito basta cercare e si al sito www.bastacercare.it. Il sito è gaffi.it. Gaffi. Gaffi.it. Vabbè, senta, io devo fare caso alla pubblicità. No, però volevo dire... Sì, ma sai che Gaffi a Milano... Gaffi a Milano ha visto il gesto che ha fatto Flaminia? Che non era un gesto... Ha ragione Flaminia, abbiamo sforato. Comunque, Gaffi a Milano... Sai che a Milano si parla al contrario? Cassa, grazie. Ma è vero? Giuro.